Utilizzare in maniera stabile e continuativa durante l'anno i lavoratori tuttora stagionali forestali dei consorzi di bonifica e dell'ente sviluppo agricolo. E questa è la proposta della FLAI CGIL Sicilia, che con Alfio Mannino ritiene che i recenti disastri ambientali e le vittime in Sicilia causate dal maltempo siano da attribuire anche e soprattutto ad una scorretta non programmata tutela del territorio. Questi lavoratori, richiamati in massa in questi giorni di emergenza, a giudizio della FLAI CGIL Sicilia potrebbero dare la garanzia di mantenimento in buono stato di strade, boschi e campagne, una tutela del territorio vera e costante e non legata soltanto alle emergenze. I fatti di questi giorni ci dicono in maniera molto lampante quanto sia fragile il nostro territorio e di fronte alla appunto fragilità del nostro territorio, la Regione dovrebbe provare a mettere in campo una strategia organica di intervento. Purtroppo anche in queste ore assistiamo a scelte politiche assai sregolate, che non danno una risposta di tutela, di valorizzazione del nostro immenso patrimonio boschivo e naturalistico, e il tutto avviene in una condizione in cui i lavoratori vengono lasciati nel limbo. Se pensa ai lavoratori del consorzio di bonifica, in cui le risorse messe per l'emergenza vengono utilizzate per pagare l'ordinario, sulla forestazione non c'è nessun progetto chiaro e netto di migliore valorizzazione dell'attività che essi svolgono, e quindi noi sotto questo profilo riteniamo che ormai sia giunto il tempo, anche alla luce dei fatti di questi giorni, per provare a dare una risposta seria e sistematica ai lavoratori, ma soprattutto per dotarci come Regione Siciliana di un governo efficace ed efficiente del territorio.